Leggete qua. Il personaggio misterioso sono io, ok? Quindi dovete fare su di me questa cosa. Leggete tutto, dopo vi rimetto la slide. Chiaro? Non sarete voi a leggere il vostro foglio, sarà anonimo, lo passeremo, quindi state sereni, dovete essere sinceri. Ok? Se sono cose negative, meglio. Ricordatevi di dire il perché delle ipotesi, ok? Il perché delle ipotesi che fate nelle soggettive. Tutto chiaro? Avete 3 minuti di tempo per fare questa attività. Via. Bene, adesso che è finita, boh, respiro anch'io, grazie. E chiedo a due volontarie, ti chiami? Marta e? Marta e Emma, di raccogliere i vostri fogli. Li raccogliete, li mescolate, li ridistribuite uno a testa, in modo che ognuno abbia un foglio diverso da quello che ha fatto. Adesso ascoltiamo un po' quello che avete detto. Allora, da dove partiamo? Che numero di scarpe 43? 42? Meno di 42? 40? Meno di 40? 38, grazie sempre per la botta di autostima che mi arriva. 38 più 43, oltre il 43? 44 più del 44? 46. Praticamente un Bigfoot, ok. Va bene. Seconda cosa, quanto sono alto o diversamente alto a seconda dei punti di vista? 1,75, meno di 1,75? 65, grazie. 1,70, 1,65, meno di 1,65. Ok, il nano più alto del mondo sono, quindi ok, 1,65, oltre il 1,76 m. 80, questo mi piace molto. 85, datemi l'IBAN che vi faccio un versamento subito. Oltre 1,85 m. 1,78, oltre 1,85. Ok. Perfetto, in medio stat virtus. Ok. Veniamo alle cose brutte, quanto peso? Ho tenuto la pancia in dentro, vi confesso. Prego, 80, ecco, non è servito a niente. 80, meno di 80? 70, anche questo mi piace molto. Meno di 70? Questo mi piace davvero tanto. 65. Ok? Più di 80? Ah, questo io boccio agli esami per questa cosa. 85, più di 85? Niente, grazie per la clemenza. 85, quanti anni ho? 45? 40. Allora, calma, più di 45? 47, più di 47? 50? Scusami, un mancamento. 50? 3, speravo 2, neanche. 53, ok. Meno di 53? 37, questo qui è chi ha detto 37? Puoi ripeterlo ad alta voce scandendo bene? 37, grazie. Meno di 37, non ce la faccio a ingannarvi meno. Ok, 37, quindi da 37 a 53. Ok, che cosa? Perché faccio questa attività? Che cosa voglio capire con voi di questo? Al di là dei miei dati anagrafici, che però non credo siano interessanti in assoluto. Che cosa capiamo con questa attività? Che cosa è venuto fuori da questa attività? Questo mutismo selettivo, ok? Come cambia la percezione? A seconda di che cosa? Del fatto che io mi sia comportato con te in un modo e con un'altra, no. Perché tutti avete visto la stessa cosa, giusto? E la consegna fondamentale era essere sinceri. Quindi diamo per presupposto che voi siate stati tutti sinceri, tutte e tutte sinceri e sincere nella scrittura di questi elementi, no? E quindi che cosa emerge da questi elementi? Vi ripeto i dati che ci possono aiutare.
tra i 38 e i 46 di piede, tra il 1,65 m e il 1,85 m, 65 o 85 kg, 37 o 53 anni, dai 37 ai 53 anni. Quindi? Il parere varia in base alla persona. Perfetto. Tutti avete visto la stessa cosa, quindi non è che mi sia comportato in un modo con alcuni e in un modo diverso con altri. Eppure avete visto differenze di 8 numeri di scarpe, 20 cm di altezza, 20 kg e 37, 16 anni di differenza. Questo ci mette già nel vivo di uno dei temi di questo corso, cioè la comunicazione interculturale. Comunicazione interculturale che ha come prima parola chiave la comunicazione. Quando noi comunichiamo, comunichiamo vuol dire, etimologicamente vuol dire mettere in comune, ok? Quando noi mettiamo qualcosa in comune, quindi sottoponiamo una cosa, in questo caso la mia persona, allo sguardo di altre persone, che cosa ci succede della realtà oggettiva? Ok? Una parola chiave, una frase chiave per questo corso. È una frase che adesso domani inizia il Festival di Sanremo, quindi siamo particolarmente adatte in questo momento. Qual è il motto del Festival di Sanremo? Perché Sanremo è Sanremo ed è uno, ma ce n'è un altro. Comunque vada, sarà un successo. Non preoccupatevi mai di parlare con me, non ci sono errori, non mi ricordo la vostra faccia, gli esami non vi boccio, ok? Quindi non fatevi venire tutte le ansie, dico una stupidaggine, non esistono stupidaggini, esistono idee, pareri, che possono essere altrettanto validi quanto i miei, quindi non dobbiate avere nessuna paura in questo corso di parlare, anzi ringrazio già da adesso chi vorrà parlare, chi si butterà, perché serve a voi innanzitutto, fate un favore a voi stessi se parlate, più che a me in questo momento. Quindi, detto questo, se mettiamo in comunicazione, che cosa succede? Che è una realtà oggettiva, perché io ho realmente un peso, un'età, un'altezza e un numero di scarpe. Benissimo, la valuto in base al mio sguardo, che poi è uno sguardo che ha dei pregiudizi, dei preconcetti, ma quindi questo sguardo è soggettivo, quindi è diverso da persona a persona, potenzialmente diverso. Ma non diverso di poco, ci sono 20 anni, 16 anni di differenza, 20 kg, 8 numeri di scarpe, 20 cm di altezza. Quindi nel momento in cui noi mettiamo in comunicazione, cioè sottoponiamo la realtà a diversi sguardi, la realtà stessa si frammenta, scompare, non esiste più. È sempre piuttosto, ovviamente adesso sto usando una forma iperbolica, ma è piuttosto uno sguardo che vede una cosa, e siccome gli sguardi sono tutti diversi, la realtà potenzialmente è diversa, perché altrimenti tutti avreste visto la stessa cosa, no? Mi avreste detto tutti, e invece vedete come le differenze. Allora questa prima parte dell'attività ci mette davanti al fatto che quando comunichiamo dobbiamo sempre avere la consapevolezza di questa nostra parzialità, che la realtà stessa, la realtà oggettiva, ho visto la realtà, in realtà non la vediamo, o meglio, vediamo una nostra realtà, ma che non necessariamente coincide con la realtà vista da altri sguardi. Questo è un passaggio fondamentale. È importante che capiate da subito che tutto quello che noi vedremo per la comunicazione interculturale, che tendenzialmente si pensa legata quindi a persone di altre lingue e di altre culture, in realtà vale in tutte le situazioni, con tutte le persone, anche tra italiani, veneti, romagnoli, eccetera, eccetera, cioè tra persone, ragazze, anziani, vale tra le persone. Poi vedremo come con gli stranieri, che sarà lo specifico di questo nostro corso, quindi quando studiate una lingua, una cultura straniera o vi rapporterete o vi rapportate con persone di altre lingue e altre culture, ovviamente ci saranno dei fattori che possono rendere più complessa questa dinamica,
ma questa dinamica avviene con chiunque, anche con italiani che guardano me, un italiano. Chiaro questo passaggio? Bene. Domanda, chi è curioso di sapere quanto peso, quanto sono alto? Ok. Media, medio, forse non siete in maggioranza, se siete in maggioranza ve lo dico, se no andiamo avanti, non ho necessità di fare outing sul mio peso. Quindi sulle mani, chi è sinceramente interessato a sapere quanto peso, quanto sono alto? Ok, siete in maggioranza buona. Allora la domanda che vi faccio è, perché siete interessati a sapere? Per vedere quanto avete azzeccato o sbagliato. Quindi, ok, perché? Cosa nasce in voi? Una curiosità. Questa curiosità, siccome il corso si chiama Didattica della Comunicazione Interculturale della Letteratura, appartiene, cioè è una dimensione emozionale che in qualche modo è condizionata o può essere condizionata dalla metodologia di insegnamento. Cioè, la metodologia di insegnamento è le scelte, l'insieme di scelte che io faccio nel momento in cui devo passare dei contenuti. Cioè, ti insegno l'inglese in modo comunicativo, grammaticale, con l'approccio costruttivista, eccetera, eccetera. Ok? Io sarei potuto venire qua e dirvi buongiorno, sono Fabio Caon, ho X anni, peso questo, vi avrei dato le stesse informazioni che forse vi darò tra qualche istante, ma probabilmente le informazioni passate in un modo, cioè buongiorno, sono Fabio Caon, eccetera, non avrebbero in qualche modo toccato il vostro interesse come invece dopo questa attività. Ecco allora che un insegnante di lingue, perché stiamo parlando a potenziali insegnanti di lingue, ha il compito, attraverso la metodologia, di riuscire a far nascere nei suoi studenti un interesse per la materia che insegna, che sia italiano, francese, inglese, spagnolo, qualsiasi cosa voi andrete a insegnare, o se fate ripetizioni, o se fate volontariato. Ricordatevi sempre che la motivazione, cioè l'interesse, la curiosità, è una cosa che può nascere spontaneamente, ma può anche essere indotta dalla metodologia di lavoro. E allora, se siete realmente curiosi, vuol dire che evidentemente con questa attività sono riuscito a scatenare qualcosa in voi. Poi torneremo sul che cosa e sul come, però intanto portiamocelo dentro come contributo di questa attività, come contributo metodologico. Ripeto, poi capiremo i meccanismi che fanno nascere la curiosità. Vengo a raccontarvi allora. Io peso 78 kg, sono in dieta, però forse a maggio sarò qualcosa, speriamo. A maggio mi farete il test del dimagrimento, se la dieta è funzionata o meno. Sono alto 1,71 m, anche se scrivo 1,72 m nella carta d'identità, scrivevo, perché ovviamente è un'altezza impegnativa verso il basso. Ho 46 anni e ho il 40 di piede, però per vergogna porto il 41, quindi queste sono un 41, quindi se avete visto il 41 avete visto giusto. Ok? Questi sono i miei dati oggettivi. Però, ripeto, primo contributo di questa attività, la realtà nel momento in cui la metto in comunicazione non esiste. Dobbiamo sempre avere il senso di questa parzialità del nostro sguardo sulla realtà. E questo, ripeto, vi servirà con gli stranieri massimamente, ma vi serve a casa, con fratelli, amici, fidanzati, fidanzati, genitori, ok? Vi serve sempre. Andiamo a vedere un po' gli aspetti caratteriali. Allora, che carattere ho e perché? Via le vostre proposte. Qua imbarazzo multiplo. Carattere serio. Serio, ok. Perché? Ok, espressione facciale seria, va bene, aspetta un attimo che... Allora, sulla faccia avete qualcos'altro? Serio? C'è qualcun altro che ha sulla faccia? Estroverso, quindi serio e estroverso, e già qua abbiamo messo in campo due cose interessanti. Altre cose sulla faccia? Permaloso, come mai?
cosa dice? Permaloso, meraviglia, benissimo. Poi, sarcastico per la faccia. Ok? Altro? Solare, simpatico. C'è qualcuno a cui sono antipatico? C'è scritto antipatico da qualche parte? Niente, ok. Altre caratteristiche? Determinato. Determinato, sempre per la faccia? Ok. Grazie. Altro? Buono. Buono, ok. Come mai? La faccia, beh, non c'è scritto. Va bene. Altri aspetti caratteriali? Autoritario, come mai? Non si sa. Va bene, autoritario. Poi? Cordiale. Altro? Carismatico perché? Allora, quindi sono carismatico perché sono cordiale e simpatico. Vabbè, ok. Ok. Carismatico, va bene. Poi? Esigente perché? In base all'apparenza. Sono esigente in base all'apparenza. Fantastico. Qualcos'altro con un elemento fisico che ci avvicini? Severo. Severo perché? Per la posizione del corpo. Ah, la posizione del corpo, sono severo. Qualcosa sul corpo? Altro sul corpo? Loquace per il corpo? Della postura sembra un uomo. Ok, la postura mi fa loquace, ok. Quindi sono severo e loquace. Ok. Poi altro? Prego. Dedito alla carriera, come mai? Per l'abbigliamento, però è una tua supposizione, questa sei tu che aggiungi, ok, va bene, diciamo dedita alla carriera, ok, va bene, per il vestito. Sul vestito c'è qualcosa? O cos'è? Raffinato per il vestito, ok? Raffinato, diciamo, è in carriera, mettiamo così, in carriera per l'abito, ok? Galante per l'abito? Orca. Cioè, è che non ho sfoggiato... Pensa se mettevo la cravatta, cioè pensa se portavo così, mettevo questa, avevo fatto bingo la cosa, ok. Altro? Ottimista per che cosa? Non si sa, va bene, ottimista. Pignolo. Pignolo per che cosa? Alla presentazione. Sono arrivato sudato qualcosa, ma pignolo, va bene, ok. Pignolo, altro? Onesto. Onesto, come mai? Lo sguardo onesto, ah che bello, allora abbiamo uno sguardo onesto. Sullo sguardo abbiamo qualcos'altro? Onesto, ha qualcos'altro sullo sguardo? Rilassato. Rilassato, ok, altro? Niente? Altre cose che sono venute fuori? Coinvolgente. Coinvolgente, per che cosa? Non si sa, da come parla, ma lo dici tu questo? È una tua... No, c'è nel testo, ok. Coinvolgente. Altre cose che sono venute fuori? Espansivo, come mai? Perché ho scelto questo tipo di... Ok, il tipo di attività scelta. Va bene, intanto allora fermiamoci qua. Quindi sono, diciamo, la faccia rivela che sono determinato, serio, estroverso, permaloso, sarcastico, solare, simpatico, buono. Un buon permaloso, sono autoritario ma cordiale. Una meraviglia. Intanto fermiamoci qua. E quindi? Perché vi faccio fare questa parte di attività? Che cosa voglio capire con voi? Cioè, a cosa ci serve questa attività? Ah, che facciamo che mostriamo quello che vogliamo far vedere. Quindi io voglio far vedere che sono... determinato, serio, estroverso, permaloso, sarcastico, solare, simpatico, buono, ma autoritario e anche cordiale. Okay. Questo vedrai sarà un passaggio importante, grazie, perché questa è una cosa che ci servirà molto dopo. Ok, quindi cos'altro voglio farvi vedere? Perché devo fare cordiale, serio, ma permaloso... influenzate dagli aspetti oggettivi.
Ok, gli aspetti soggettivi sono influenzati dagli aspetti oggettivi. Va benissimo. Solo da questi? Dipende da come vedete le cose. Perché i pregiudizi, perfetto, orientano il nostro sguardo. Benissimo. Quindi abbiamo due considerazioni. Proviamo ad arrivarci insieme alla prima. Io sono arrivato qua, mi sono scusato perché appunto ho avuto questo disguido, però vi ho detto che come avrei fatto l'attività senza dirvi nulla, ok? Sarei venuto qua, non avrei detto nulla, avrei messo il PowerPoint e senza dirvi nulla vi avrei letto, avreste letto le slide, avreste fatto l'attività. Quindi io che cosa avrei sottratto con voi? Il parlato, che di solito no, è la forma principale attraverso cui noi comunichiamo. Eppure, perché allora avrei sottratto il parlato, però... Ok, per lasciare il segno, perché? Perfetto, perché anche il non parlare comunque fa scaturire un'impressione. E questo lo dice Václavík in un principio che enuncia in un libro che si chiama Pragmatica della comunicazione, e appunto dice che il paradosso della comunicazione è che non si può non comunicare. Voi entrate in una stanza, state in silenzio, non dite niente, e già il vostro silenzio ha comunicato qualcosa ai vostri interlocutori. Quindi quando comunichiamo noi non possiamo sottrarci da questa necessità umana di interpretare dei messaggi. Quando ho iniziato quindi io a comunicare con voi? Subito quando? Appena sono entrato nel vostro campo visivo, quindi appena avete visto che cosa? Come ero vestito, la valigia, la camminata, la goccia di sudore, il passo trafelato, ok? Ma tutti questi elementi vi hanno dato una serie di informazioni. In realtà io ho già comunicato prima di entrare qua. E che cosa ho comunicato? Che avevate lezione, quindi che io sono un docente. E quindi questo che cosa fa in voi? Già apre il cassetto docenti e quindi apre i vostri, come ha detto la vostra compagna, che si chiama, ti chiami? Silvia, come ha detto Silvia, apre i vostri pregiudizi. Quindi delle aspettative, dei giudizi prima dell'esperienza che vi costruite sulla base della vostra storia, delle vostre aspettative, delle vostre idee, dei vostri preconcetti, positivi o negativi che siano. E quindi la mia presenza, il mio arrivare in un modo, presentarmi in un modo, essere vestito in un modo, eccetera, eccetera, comunque non è neutro, perché si collega, al di là di un giudizio che potete dare estetico, è vestito bene, vestito male, abbinato in un modo corretto o scorretto, al di là di un vostro gusto, comunque si collega ad un pregiudizio che voi avete, ad un'idea, ad un'aspettativa che avete e che è collegata anche alla nostra cultura. Le aspettative sono anche collegate alla cultura. E questo è un elemento che vedremo poi sarà fondamentale per il nostro prosieguo, perché ovviamente su questo costruiremo poi delle nostre osservazioni lungo tutto il corso. Quindi, secondo principio, non si può non comunicare. Voi arrivate, state zitti, non fate nessuna espressione, non respirate, e già questo convoca, porta dei significati. Tu sbadigli, hai già passato un significato, ok? Chiaro? Qual è il punto? Che io probabilmente da questo video, aiuto, si sta annoiando, cioè ci metto dentro una serie di mie idee, adesso prendo, ma non preoccuparti, vuoi sbadigliare quanto vuoi, ok? Ma ci metto dentro questa, dentro il mio mondo, dentro allo sbadiglio della vostra
compagna. E questo impareremo che ha dei, che può avere dei problemi, soprattutto quando i contesti si fanno complessi, come sono i contesti internazionali o multiculturali, cioè quando andrete all'estero, se andrete all'estero o lavorerete in contesti internazionali, o se avrete esperienze di lavoro, di vita con persone di altre lingue, altre culture. Ok? Quindi non si può non comunicare, e come diceva la collega che stai, come ti chiami? Nika? Rita. Grazie Rita. Come diceva Rita, cosa diceva Rita? Ah, perché volevi fare, cosa hai detto, di fare bella figura? No, che volevi, dimmi cosa hai detto che era interessantissimo. Volevo fare colpo su di voi, volevo fare piacere a voi, non lo so, una cosa del genere. Volevo passare, insomma l'idea era che io volessi passare un messaggio. Ok, cosa avevi detto? Qual era? Ah, benissimo, vogliamo sempre far vedere quello che siamo. Perfetto. E quindi io che cosa vi ho fatto vedere? Che sono determinato, serio, estroverso, permaloso, sarcastico, solare, simpatico e buono. Cose che sono in contraddizione l'una con l'altra. Molto spesso in questa attività viene fuori, ad esempio, che sono antipatico e simpatico, estroverso e introverso. Cioè vengono fuori che proprio la stessa cosa viene percepita dagli altri in un modo antitetico. C'è chi mi vede per lo stesso atteggiamento, ripeto, perché io non ho un atteggiamento con loro in un modo e con voi in un altro. Ho fatto la stessa cosa. Eppure, siccome è sempre il filtro soggettivo, è sempre un paio di, è come se noi avessimo un paio di lenti sulla realtà. Sempre. Abbiamo un paio di occhiali che non ci possiamo togliere. Di occhiali solo nostri. E quindi, cambiando gli occhiali, cambia necessariamente anche la focalizzazione rispetto alla persona, no? Uno mi vede più sfocato, uno mi vede in un modo più nitido. È chiaro? Perché questo passaggio è fondamentale. Allora qual è il punto? La domanda è: che cosa volevo farvi passare io? Perché comunque qualsiasi cosa avessi voluto farvi passare, la varietà delle vostre risposte, con termini molto distanti tra loro, permaloso, solare, no? Estroverso, e serio, determinato, sono elementi che se uno dicesse, vedrebbe, se lo mettessi in fila, dice, fammi la faccia determinata, fammi la faccia seria, fammi la faccia estroversa, mi fareste 5-6 facce diverse? E invece avete visto la stessa faccia, io non ho cambiato espressione, non è che a un certo punto sorriso, mi sono toccato 2-3 volte la barba, tutto qua. Quindi il punto chiave è che noi, indipendentemente da quello che vogliamo passare, lanciamo dei messaggi che nel momento in cui diventano patrimonio della comunicazione, cioè dell'incontro con altre persone, vengono recepiti in modi diversi. E infatti c'è una bella frase che dice se vuoi un modo per fallire di sicuro, prova a piacere a tutti. Chi vuole piacere a tutti è necessariamente destinato a fallire. Perché per piacere a tutti rischia di perdere la cosa fondamentale, cioè l'autenticità, l'essere se stessi. Essere se stessi è davvero molto molto complesso ed è una ricerca, quindi è una cosa che si conquista nel tempo, l'autenticità. Perché? Perché la cultura, l'educazione, no, ci hanno condizionato a tal punto che è difficile riuscire a trovare un'autenticità. Okay. Ma questo, ripeto, sarà un tema che svilupperemo nel corso dei nostri incontri. Allora, io potrei dirvi che cosa sono, che carattere ho? Ok, voi mi avete visto serio, permaloso, onesto, pignolo, loquace, in carriera, eccetera, eccetera. Ma io vi posso dire il mio carattere? Sì? E che cosa vi direi? La mia versione del mio carattere. Perché negli aspetti soggettivi, laddove negli aspetti oggettivi ho veramente un'altezza, un peso, un'età, negli aspetti soggettivi anche io ho un carattere mutevole. Io non sono come sono con voi quando poi magari esco con gli amici o quando sono in famiglia con mia mamma, ok?
oppure quando sono al quando gioco a calcio, sono quattro persone diverse. E come voi non siete gli stessi a lezione, come con i vostri amici, in famiglia, eccetera, eccetera. Cioè ognuno di noi, e la letteratura vedremo come ha già smontato questo concetto dell'io, no? Dell'io unitario, la mia persona, no? L'io monoblocco. È stato già appunto nel Novecento e ancora prima smontato, frammentato, no? Questa idea di questa unitarietà dell'io. Quindi anche io a dirvi di me non vi posso che dare la mia idea di me stesso. Certo mi conosco un po' più rispetto a quello che mi conoscete voi. Brava, questo è il passaggio successivo. Quindi io stesso di me ho un'idea comunque sempre parziale, perché io sono mutevole per me, perché la vita cambia, la vita ci cambia e perché poi cambiamo rispetto alle situazioni. Cambiamo rispetto agli impegni, magari uno è tendenzialmente ritardatario, però al lavoro arriva puntuale. Ok? Quello che vi posso dare, quello che vi posso dire, che cos'è? La verità che vi posso dire qual è? Rispetto al mio carattere, dimmi. Che tendenzialmente credo di essere, va bene, sì, se ho trovato dei tratti, diciamo, nel mio carattere, va bene, e ancora di più. La vera verità che posso cercare di darvi, la vera mia verità che posso cercare di darvi rispetto a questo tempo? Ok, le persone che mi descrivono, ma poi bisognerebbe capire se le persone che mi conoscono mi descrivono con onestà e mi descrivono sempre nello stesso modo. No, no, ma io rispetto a quello che è successo tra di noi oggi, che cosa vi potrei dire? Qual è l'unica verità che potrei portarvi? L'unica verità mia? Perché abbiamo visto che la verità non esiste, no? L'ho detto Rita, in realtà. L'hai già detto, Rita. Io vi potrei dire come mi sono sentito in questo momento. Quindi se mi sentivo in difficoltà, intimidito, oppure mi sentivo sicuro di me. Cioè, quindi rispetto alla situazione vi posso dire come mi sono sentito, questa è la verità che vi posso portare. Posto che mi sia sentito nello stesso modo in tutto il tempo però, perché magari all'inizio ero in un modo, infatti all'inizio ero un po' più in difficoltà, perché ripeto, questa attività io la farei senza dirvi niente, avevo già infranto la regola mia, no? Proprio di essere muto. E quindi avevo già rivelato qualcosa in più di me. Ma vi potrei dire quello che ho sentito. E già sarebbe dinamico, figurati se posso raccontarvi chi sono, ma nessuno lo può fare in modo così assoluto. Ecco che allora possiamo dire degli elementi nostri ricorsivi, delle caratteristiche che così analizziamo di noi stessi, ma sempre con questo senso di parzialità. Ok, per curiosità, gli hobby e gli sport, via veloci. Sono? Calcetto, come mai? Non si sa? Ditemi qualcosa che abbia il perché. Non è molto alto, grazie per la litote che mi serve. Questo è un aspetto letterario, vedete, poi quando faremo didattica della letteratura capiremo l'uso della litote, cioè dire una cosa negando il contrario. Non è molto alto, quindi per dire un nano. Prego. Forse ciclismo, perché? Esclude pallavolo, sempre per via del o basket. Dell'altezza, grazie. La prossima volta vengo con le zeppe anni 70. Ok, altro? Perdonami? Leggere in base al lavoro che svolgo. Quindi, cosa succede? Pregiudizio. Aspettativa. Cioè, aspettativa convoca un significato, porta un significato. Bene, altro? Moto, come mai? Nuoto o moto? Nuoto. Ok, non c'è scritto altro. Tennis, perché? Ok, qualcosa in cui si scriva chi ha scritto dica, perché? Tennis perché? Sembra troppo elegante per altri sport. Tennis perché sembra troppo elegante per altri sport. Quindi qua qual è il significato, qual è l'implicito? L'eleganza del tennis. Altro? Nuoto per il fisico. Nuoto per il fisico, ok, bene. Sempre IBAN poi per... Altro?
scherma per l'attenzione. Vedete, non vi dico più il meccanismo, ma voi guardate sempre come ogni cosa. Cioè ogni cosa ha senso. Perché vi faccio fare questa operazione? Perché le impressioni che noi abbiamo delle persone non sono mai casuali. Le persone non fanno niente casualmente, le culture non agiscono, diciamo i condizionamenti culturali non agiscono a caso. Hanno sempre un senso. Qual è il problema? Che noi non conosciamo i sistemi di valori degli altri, o meglio le rappresentazioni comportamentali dei sistemi di valori degli altri. E tendiamo a fare un'operazione che vedremo nella prossima lezione che ci porta fuori strada e che dovremo, cioè fuori strada rispetto all'efficacia della comunicazione. Ma intanto analizziamo questi fenomeni, quindi l'implicito è tennis perché è elegante, mi vedete elegante quindi fa tennis. Poi qual era l'altro che mi avete detto adesso? Che era? Leggo perché sono insegnante all'università. Altro? Ditemi. Altre cose? Sport o hobby? C'è questo mutismo selettivo, non vedo neanche con la faccia sul foglio a cercare le cose. Vedete se c'è qualcosa col perché? Vela perché? Sono abbronzato, vela o altre cose, invece purtroppo lo stipendio non mi permette. È che mi abbronzo immediatamente, due passi alle zattere fanno come un corso di vela. Va bene, ok, vela per l'abbronzatura. Altro? Musica perché? Ah, perché mi conosce da glotti didattica l'altro anno. Sì, musica, è vero, va bene, ok. Altro? Lettura perché di solito i prof, ok. Altro? Bene, vabbè, allora abbiamo visto una serie di elementi che sono tutti, trovano tutti un significato. Vela perché è abbronzato, scherma perché è elegante. Quindi l'idea che ci portiamo a casa è che i commenti che diamo, i pareri che diamo, le impressioni che diamo sono pregiudiziali, ma non sono casuali. Cioè si connettono con una nostra idea preconcetta. Quindi, quando noi entriamo in comunicazione con qualcuno, non siamo mai neutri. Conosco una persona, punto di domanda. In realtà già come si muove, come è vestito, come cammina, come parla, sorride, non sorride, come guarda, già questo, quanto alto è, già questo porta tutta una serie di pensieri che noi abbiamo. Tutto questo in noi si sviluppa così, cioè qui in questa sede, ma ha degli effetti molto importanti poi sulla società, sul posto di lavoro, sulla carriera, no. Insomma, lo sapete, no, quanto i lavori femminili, le donne siano tendenzialmente pagate meno rispetto agli uomini, no? Come ci siano delle, tutta quella lotta che si sta facendo per questa famosa parità di diritti è anche legata al genere in questo caso. È un tragico pregiudizio che purtroppo grava su molte di voi. Speriamo che al tempo in cui voi lavorerete non sia più così, ma attualmente è così. E nello stesso tempo pesa perché? Perché è stato fatto un'indagine sui tempi di valutazione dei selezionatori del lavoro e dicono che si fanno la prima idea di chi siete dopo 8 secondi. Quindi che cosa riuscite a fare voi in 8 secondi? Riuscite a entrare, a dire buongiorno e ad avvicinarvi alla sedia, probabilmente riuscite a sedervi e forse a dire buongiorno, mi chiamo. E già un selezionatore del lavoro si è comunque fatto un'idea su di voi. Se uno bravo ha letto il vostro curriculum, può anche essere che non abbia letto il vostro curriculum. Quindi in realtà i tempi di valutazione sono molto 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 brevi. Ecco perché vi ho dato 3 minuti, ecco perché vi ho chiesto di fare il perché. Perché vi ho chiesto di essere, vi ho forzato su una serie di valutazioni che normalmente si fanno e vi ho chiesto di esplicitarle in un foglio anonimo. Questo era il senso del mio intervento iniziale, di questa mia attività. Quindi, riprendendo e chiudendo questo blocco iniziale del nostro corso. Primo dato, aspetti oggettivi. In comunicazione la realtà, virgolette, non esiste, nel senso che è sempre costruita dallo sguardo della persona.
anche laddove una realtà, tra virgolette, esiste, cioè un peso, un'altezza. Nel momento in cui due persone entrano in contatto, noi non possiamo non comunicare. I messaggi verbali e non verbali che diamo portano sempre dei significati. Ma questo contatto ha una caratteristica che avviene anche prima del nostro reale contatto visivo. Molte aziende cosa fanno? Mandate il curriculum e loro vanno immediatamente dove? Su Facebook a guardare che cosa fate, cosa postate, chi siete. Quindi arrivate già a un colloquio in cui siete stati da un bravo selezionatore già esaminati e quindi lui sarà in parte pregiudizialmente orientato sulla lettura vostra e magari vi farà delle domande perché ha visto una foto su Facebook, che magari sarà una domanda test rispetto a che cosa voi pensate o sentite. La comunicazione attuale, essendo estremamente più complessa e più infinitamente più facile, più veloce, ma infinitamente più complessa, perché non gestisci tu parte, io ci sono in rete mille cose mie che io non ho postato e quindi quelle non le controllo. Però quelle danno un'immagine di me, la gente va a vedermi prima là e non sono io che posso rimuoverle, non è che posso dire, oh, cazzo, fermate tutto, no. Quindi, seconda cosa, non si può non comunicare. E nello stesso tempo l'idea, anche se avessimo un'idea che vogliamo dare noi, probabilmente quell'idea non arriverà a tutti i nostri interlocutori, perché come avete visto voi risulto estroverso, permaloso, sarcastico, solare, quindi risulto cose che sono in contraddizione l'una con l'altra, pur avendo dato a tutti lo stesso tempo e la stessa faccia. Chiari questi passaggi? Chi di voi è italiano, anzi chi di voi non è italiano? Ok? Di dove siete? Che nazionalità avete? Albania? Tu? Austria? Rumena? Mauritius, perfetto, benissimo. Chi di voi è veneto sulle mani? Ok, chi di voi non è veneto sulle mani? Ok, di dove? Caserta. Caserta, che meraviglia. Allora, voglio fare uno spot ufficiale. Caserta Vecchia, la Reggia è una meraviglia, andate a vedere la Reggia, ma andate a vedere Caserta Vecchia, che è poco conosciuta ma una meraviglia assoluta. Abbiamo fatto lo spot per la Regione Campania, siamo a posto. E altri di dove siete? Lecce. Lecce, andate a Lecce, meraviglia, ok. Cesena? Sardegna. Sardegna dove? Oristano. Benissimo. Bologna. Bologna? Crotone. Calabria, al cuore. Piacenza. Pordenone, altro? Reggio Emilia, benissimo. Perché vi faccio questa domanda? Al di là di una curiosità morbosa e di aspetti geografici, ma perché vi ho chiesto la nazionalità e poi chi non è veneto? Per la cultura, quindi che cosa voglio capire con voi? Dove voglio arrivare con voi attraverso questa domanda? Comunicazione interculturale. Ci sono tantissimi condizionamenti esterni diversi per ogni persona. Perfetto, ci sono tantissimi condizionamenti esterni. Perfetto, e questi condizionamenti dove sono? Cioè, da che cos'è che ci condiziona lo sguardo? Dalla cultura che abbiamo, perfetto. E quindi questa, quale potrebbe essere, spingendo questo ragionamento in modo, diciamo, avanti, dove potrebbe portarci? Che quindi lo sguardo culturale, condizionando lo sguardo, uniforma, no? E invece che cosa succede? Che voi mi avete visto diversi, anche se siete veneti, anche se siete italiani.
E quindi? Provate a pensarci, perché questo è un passaggio difficile, ma è proprio nucleare del nostro corso. C'è una cultura più profonda di quella nazionale, qual è? Nel senso, la cultura di quello che viene insegnato alla persona nella vita che deriva, non so, dalla scuola, dalla famiglia, dagli amici, ok, quello che fa variare. Benissimo, c'è una cultura, riprendo quello che dice la vostra compagna, quindi c'è una cultura più profonda che è quello che è l'insegnamento della nostra famiglia, del nostro gruppo e che quindi condiziona, ok? E quindi dove ci porta questa idea, che è giusta? Che non si può omogenizzare, quindi che le categorie che noi utilizziamo, italiani, stranieri, veneti, meridionali, ok, sono tutte categorie che perché se avessi visto, se tutti i veneti mi avessero risposto nello stesso modo, avremmo, no? Invece i veneti mi hanno risposto in modi diversi. Allora dovrei dire, ma chi è di Vicenza? Allora vediamo i vicentini, e anche i vicentini mi hanno risposto diversamente. Che sono categorie che ovviamente hanno un senso, hanno un senso storico, geografico, ma sono categorie che nella nostra lettura, cioè nel nostro specifico di questo corso, sono categorie delle quali dobbiamo prendere atto, riconoscerle, ma cercare di vederne i limiti. E cioè che sono delle generalizzazioni, delle semplificazioni. Perché se io uso la categoria italiani, mi aspetterei che magari tutti gli italiani mi rispondano nello stesso modo. E però gli italiani mi rispondono in modi diversi, cioè per alcuni sono estroverso, per alcuni sono introverso. Allora scendo con la categoria, ok, allora no italiani, no, del nord, e vedo che sono introverso e estroverso lo stesso. Allora scendo di categoria, veneti, e vedo che, allora scendo vicentini, allora no, allora scendo di arzignano, ok, allora guardo quegli arzignani e appaio introverso e estroverso. Quindi il punto di arrivo qual è? Perché questo è il punto centrale del nostro corso. Se le categorie non mi aiutano, che cosa succede nella comunicazione? Che io incontro. Provate a pensarci, due minuti a coppie, ragionate su questo punto, perché se ci arrivate avete fatto già un passaggio importantissimo. 2 minuti per voi, ragionate su questa cosa. Quindi se non incontro categorie, incontro 2 minuti. Un minuto, vai. Parlate in coppia. Avete il concetto di coppia? Ok, in coppia. La domanda è, se le categorie non ci aiutano, no? Perché dentro le categorie italiani le risposte sono diverse. Quindi scendo di categoria, veneti non ci aiutano perché anche i veneti mi vedono in modo diverso. Allora, se le categorie non valgono, tra virgolette, che cosa incontro io nella vita? Non incontro categorie, non incontro veneti, italiani, austriaci o albanesi, rumeni, eccetera. Incontro chi? Punto di domanda? Ragionateci. Sì? Ok, dite la parola, ma fateci un ragionamento. Quindi? Sì? Ok, va bene. Chi incontro? Persone. Nella vita non incontro categorie. Nella vita non incontro culture. Nella vita incontro persone. Quindi chi incontro? Storie, esperienze diverse, quindi occhiali,
realtà sempre diverse, occhiali sempre diversi. Questo è il punto di partenza per il nostro percorso. Non incontriamo mai culture, incontriamo sempre persone. Cioè io non incontro i rumeni, incontro Rita. Come non incontro gli italiani, incontro Fabio. Come non incontro i casertani, ma incontro... Ti chiami? Maria Grazia. Ma incontro Maria Grazia. Chiaro? E ogni persona è per definizione cos'è rispetto agli altri? Unica e irripetibile. Nessuno, per quanto vi amiate o non vi vogliate bene o non abbiate un rapporto difficile con voi stessi, con voi stesse, nessuno sarà più come voi. È la grande bellezza di questo, una delle grandi bellezze della vita è che la nostra vita è nostra e quindi è il nostro grande patrimonio, unico e irripetibile, perché siamo diversi per DNA, siamo diverse per storia, siamo diverse perché elaboriamo le storie che viviamo in modi diversi. Quante esperienze avete fatto insieme ad altre persone e poi i ricordi di quelle esperienze sono ricordi emotivamente diversi, perché ognuno aggancia il ricordo ad una sua storia personale che è diversa, ad una sua mente che è diversa, e quindi ognuno di noi rielabora la vita, ed è quello l'importante, come noi rielaboriamo la vita in un modo personale. Ok, quindi questo è il passaggio fondamentale del nostro corso. Non incontriamo culture, incontriamo persone. Le culture, cioè parlare di culture, ha un senso relativo e ha un senso molto, molto, molto però facilitante per noi. E vedremo nella prossima lezione il perché parlare culture serve al nostro cervello in qualche modo. Ma la base, quello che vorrei da questo corso per voi e per me e per noi, è lavorare sulla consapevolezza di alcuni fenomeni comunicativi che avvengono. E per lavorare sulla consapevolezza di alcuni fenomeni, su chi dobbiamo lavorare? Su noi stessi. Il grande lavoro che potrete fare, se vi piacerà questo corso, se ovviamente vi interesserà, non è un lavoro con me, ma è un lavoro, cioè non è un lavoro per me, è un lavoro con me, ma su voi stessi, perché l'unica cosa che potete cambiare nella comunicazione è voi stessi, è il vostro modo di comunicare, il vostro modo di guardare il mondo. E se questo corso vi potrà dare un tassello di, per fare questo, sarò felice, sarà il mio vero, la mia vera soddisfazione. È chiaro? Bene. Fine della lezione.